Allora, sono Francesco Badolato, il titolare dell'azienda Il Faro, e questo è il nostro negozio, è nato nel 1972 e praticamente realizziamo pastori, presepi dal 1972. Se vogliamo accomodarci dentro, vediamo la mostra degli antichi mestieri di Calabria. Prego. Allora, questi sono praticamente tutti gli antichi mestieri della nostra regione Calabria e sono stati realizzati da me, da mio padre e da due ragazzi di Tropea. E mentre, se ci soffermiamo un attimo su questa scena, questa è stata realizzata per un lavoro che abbiamo realizzato qualche anno fa per Papa Francesco, e a sua volta Papa Francesco l'ha voluto dare in dono alla chiesa di Lampedusa per il grande significato, diciamo, che riporta questa scena. C'è il San Giuseppe che porge le mani a salvare proprio un profugo. Poi questi invece sono gli antichi mestieri di Calabria, la mostra degli antichi mestieri di Calabria che abbiamo realizzato sempre io, mio papà e due ragazzi di Tropea. Sono oltre 150 statue animate raffiguranti tutti i mestieri scomparsi della nostra regione. E si tratta praticamente dalla lavorazione del vino, la pesca con i pescatori, poi abbiamo anche la raccolta della cipolla, la famosa cipolla rossa di Tropea, ed inoltre poi troviamo anche la lavorazione delle carni, la macellazione delle carni con la lavorazione della famosa anduia di Spilinga. Inoltre su in alto troviamo il mulino che funziona ad acqua, la macina col grano, poi il frantoio, la lavorazione delle olive e poi i prodotti tipici di Calabria. Mentre se osserviamo su in alto troviamo i mestieri moderni. Questi sono praticamente dei lavori che abbiamo realizzato da qualche anno con mio padre, non solo gli antichi mestieri di Calabria, ma anche i mestieri moderni, cioè dai vari dottori, dal neurologo allo psicologo, all'ostetica, al pediatra. E quindi questa è una novità che da qualche anno l'abbiamo portata pure, diciamo, a lavorazione. Se andiamo nella seconda sala invece, su in alto troviamo invece dei presepi molto belli realizzati in pietra e cemento. Questa è una tecnica che abbiamo portato fuori qualche anno fa, e troviamo anche lo stile arabo, lo stile palestinese. Questo invece è lo stile popolare calabrese, sempre da lavorazione in pietra e cemento. Uno dei più belli lo troviamo alle spalle. Qui il particolare è da osservarlo anche dai due specchi, uno a destra e uno a sinistra, dove si nota il forno da una parte e un arco in pietra dall'altra parte. Questo è un lavoro che è stato realizzato sempre con la pietra. Con lo scalpellino la pietra viene ridotta in miniatura e poi col cemento viene assemblato tutto il discorso. Ancora su in alto c'è un altro particolare, pure molto bello. Delle capanne, realizziamo anche delle scenografie ancora più grandi. Infatti delle chiese ci hanno ordinato in passato delle scene anche 4 volte più grandi a queste, sempre in pietra e cemento. Il nostro forte, diciamo, è il movimento, perché, come ripeto, realizziamo le statuine in terracotta e tessuto e poi gli diamo un movimento. Questa è, diciamo, la nostra caratteristica. Infatti, se andate a osservare il nostro sito internet ilfaropresepi.it, lì trovate gran parte dei nostri lavori e prevalgono i movimenti, anche perché realizziamo 450 statue animate raffiguranti, diciamo, una diversa dall'altra, tutti i mestieri, anche non solo i mestieri antichi ma pure i mestieri moderni. Quindi
consiglio vivamente a visitare questo sito, che è ben, diciamo, fatto, e trovate tutta la nostra produzione. Se andiamo nella seconda sala, troviamo ancora altre cose belle da presentare. Continuando il nostro percorso nel nostro negozio, qui troviamo praticamente alcuni mestieri, però qua andiamo su alcuni particolari, tipo osservate il calzolaio come è realizzato proprio sui particolari, anche il fornaio e la donnina che è praticamente le conserve del pomodoro pure. E poi abbiamo qui uno dei mestieri più caratteristici della nostra regione Calabria, la lavorazione della famosa pianta del bergamotto. E lì troviamo il torchiatore, che praticamente prepara le essenze al bergamotto. Poi, se ci spostiamo a sinistra, per quelli che hanno le case un po' più piccole, noi realizziamo pure i pastori in movimento più piccolini da ambientare negli appartamenti piccoli, e quindi diamo la possibilità ai nostri clienti di acquistare con, diciamo, 25 euro un movimento piccolino da poter inserire nel proprio presepe. E questi sono sempre realizzati da noi in terracotta e tessuto. E volevo dire che poi il nostro negozio qui in Viale Stazione a Tropea è aperto, diciamo, tutto l'anno, in prevalenza in estate. Facciamo anche degli orari un pochino pesanti, dalle 8:30 di mattina fino alle 2 di notte, mentre d'inverno gli orari sono ridotti, apriamo alle 9 la mattina fino alle 7:30 di sera, orari invernali.